Allora, buongiorno a tutti, siamo al Transpotec Fiera di Milano 2022, abbiamo un gradito ospite, un cliente Transbank storico che è con noi dal 1991, è l'azienda Volpi Autotrasporti di Aci Castello, provincia di Perugia. Qui c'è l'amministratore, il titolare, il signor Volpi Marcello, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben incontrati. Grazie di esserci venuto a trovare. Allora, come va con Transpobank tutti questi anni? Che cosa può dire magari a un cliente che ci sta ascoltando e che dice sarà bene, farà bene, andrà bene? Diciamo che negli ultimi anni c'è stata una grossa evoluzione, sia dei sistemi con cui accedere alla banca dati, sia nella qualità e nella quantità dei trasporti a cui si può accedere, sia per l'ottimizzazione dei propri traffici in rientro, sia della messa a disposizione per altri trasportatori delle eccedenze temporanee o stagionali. Noi ci troviamo bene, nel senso che abbiamo percorso con voi un lungo periodo, oltre 30 anni. Si ricorda il videotel? Siamo partiti con il videotel della SIP, allora SIP. Sì, con il videotel della SIP non si sapeva cos'era internet, non esisteva internet e abbiamo percorso con voi varie fasi, varie stagioni. Volevo chiedere, la Volpi Autotrasporti come si è evoluta anche nel tempo in questi 30 anni? Fate ancora solo il nazionale, fate l'internazionale? Diciamo che la nostra azienda è cambiata molto, diciamo da un'azienda familiare con 5-6 veicoli, attualmente abbiamo una flotta di 50 veicoli, ci occupiamo prevalentemente di trasporti nazionali, ma facciamo anche qualcosa di internazionale. Poi siamo entrati a far parte di un network di collettame espresso e con esso, diciamo, abbiamo raggiunto dei clienti e dei mercati che non conoscevamo. Attualmente siamo diventati gestori della piastra logistica di Città di Castello e quindi siamo entrati in maniera più importante nel mondo della logistica integrata e dell'integrazione più vicina all'esigenza dei nostri clienti. E stiamo utilizzando Transportbank sia per noi come rientri sia per dare qualche carico in uscita. Alcuni clienti prima di, magari quando fanno una richiesta di informazione, vogliono sapere come funziona, eccetera, ci chiedono, poi trovo dei collaboratori? Allora le giro la domanda, la Volpi Autotrasporti ha conosciuto dei collaboratori con cui magari adesso lavora anche direttamente e se magari ci vuol fare un nome o due dei clienti che ha conosciuto con cui lavora spesso? Sì, diciamo che questa piattaforma ha sempre spinto a questo tipo di collaborazione, cioè dal prendere il carico quotidiano si passa poi a un rapporto continuativo, perché dopo 2 o 3 volte che senti la stessa azienda, l'azienda è tentata di chiamarti direttamente prima di mettere magari Certo. l'opportunità di carico sulla banca dati. No, diciamo che nella banca dati attualmente si trovano i principali gruppi di trasporti italiani, Nicoli, ma diversi trasportatori di tutte le regioni d'Italia, cioè anche regioni che normalmente per noi sono mercati difficili, con cui ci confrontiamo in difficoltà, troviamo dei possibili partner con cui fare sia a carico in uscita che eventualmente creare delle collaborazioni. Mi dica un nome importante che ha conosciuto su Transpo e con cui lavora continuativamente. Credo ultimamente il gruppo Geodis, credo che con Nicoli, che è un gruppo importante, con Quindi, Fercam. tutte grandi realtà. Sì. Va bene, allora io la ringrazio, grazie di essere venuto a trovarci allo stand, ci vediamo alla prossima fiera e naturalmente ci sentiamo online. Ringrazio naturalmente Marcello Volpi. Grazie a voi di avermi dato questa opportunità e grazie, dei servizi che ci state dando. Grazie a voi, grazie mille. Vi saluto, alla prossima intervista.